Oggi siamo in compagnia dell'avvocato Danilo Ferlisi, ricercatore in diritto dell'Unione Europea. Con l'avvocato Ferlisi andremo ad esaminare il MES e il Recovery Fund. Avvocato, che cos'è il MES? Il MES è il meccanismo che è stato creato nel 2012, che è volto a fronteggiare delle situazioni emergenziali in cui possono trovarsi uno dei stati membri della comunità europea. Diciamo che tra le caratteristiche fondamentali del MES vi è quello di poter chiedere dei prestiti a tasso agevolato, sono delle somme appunto che vengono stanziate dalla comunità europea e hanno dei tassi di interesse molto, molto, molto più favorevoli rispetto a quanto uno Stato possa trovare, diciamo, nel mercato libero. Mentre i recovery fund, o fund, che dir si voglia, che cos'è? Il Recovery Fund invece nasce da una situazione emergenziale che si è venuta a creare, diciamo, al ridosso tra il 2019 e il 2020 a causa del Covid-19. A differenza del MES, il Recovery Fund, che fa parte del Next Generation dell'Unione Europea, quindi un programma che è volto a emettere non solamente dei prestiti a tasso agevolato, ma anche ad erogare delle somme a fondo perduto. Richiede ovviamente che lo Stato, che appunto richiede determinate somme alla comunità europea, abbia fatto una programmazione dove diciamo, viene contenuto diciamo, l'indicazione e quindi gli obiettivi che devono essere raggiunti attraverso l'erogazione di queste somme. Quindi la principale differenza è appunto questa, che a differenza del MES, il piano Next Generation, quindi il Recovery Fund, prevede una parte a fondo perduto delle somme erogate e una parte a tasso agevolato. Questo cosa ci dice? Ci dice che negli ultimi anni è stata sviluppata una sensibilità maggiore sempre dagli stati facenti parte della zona euro perché si riconosce in questo caso un maggiore indennizzo nei confronti degli stati che hanno dovuto fronteggiare una situazione emergenziale dovuta dal Covid maggiore rispetto ad altri. Ecco perché l'Italia, essendo uno degli stati che è stato purtroppo colpito in maniera molto più incisiva, andrebbe a ricevere un quantitativo di somme maggiore rispetto a tanti altri stati. Dunque, al momento l'Italia può beneficiare sia dei soldi prestati tramite MES, sia dei soldi prestati e a fondo perduto erogati dall'Unione Europea tramite Recovery Plan. Sì, Esatto. in realtà viene anche nel 2020 è stata anche creata una linea di credito che è quella relativa anche al MES con la finalità di poter erogare delle somme che abbiano una destinazione d'uso solo in ambito sanitario, che siano delle spese mediche dirette o indirette. Questo fondo, diciamo, per quanto riguarda il nostro paese, andrebbe diciamo, ad essere di circa 36 miliardi di euro. Per poter accedere a tali somme, ovviamente, bisogna che la nostra classe politica si dia una linea generale e adotti tutte le decisioni idonee per poter sfruttare tali somme. Perché, avvocato, in realtà queste somme sono un prestito, quindi è il famoso debito pubblico che aumenta. In realtà sì, per quanto riguarda il MES, anche questo finalizzato a implementare la nostra dotazione in ambito sanitario, si tratta di prestiti però a tasso agevolato, cioè poter chiedere delle somme attraverso il MES di origine sanitaria è molto più favorevole rispetto ad andare a emettere dei bond o comunque dei titoli che nel mercato andrebbero poi a generare degli interessi sicuramente maggiori rispetto a quelli che andresti a pagare se venissero richieste tali somme nel Però è MES. importante sfruttare bene queste somme per, cioè, investire in maniera tale che venga prodotto lavoro e reddito, appunto per poterli restituire un giorno all'Europa, immagino. Sempre di prestiti si tratta, quindi ecco perché lì il ruolo centrale dovrebbe essere svolto dalla politica che deve programmare, deve capire in che maniera utilizzare queste somme che possono essere sia quelle del MES o anche quelli del Recovery Fund, ma l'importante è trovare delle priorità, cercare delle sinergie per poter porre in atto appunto le politiche che siano idonee a creare sviluppo, a colmare il gap, il deficit che in determinate materie, in determinati settori nella nostra economia sono sotto la media, sotto la soglia di quelli che sono stabiliti dai parametri europei.